Continuate a lottare con coraggio per sradicare la fame attraverso una migliore assegnazione delle risorse umane e materiali, rafforzando la comunità locale, per arrivare all'obiettivo della fame zero entro il 2030. Papa Francesco lo ha detto ai vertici, agli operatori e ai paesi membri del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, la più grande agenzia umanitaria che combatte la fame nel mondo, visitando lunedì mattina, primo pontefice nella storia, il quartier generale di Roma. Invitato ad aprire la sessione annuale 2016 della giunta esecutiva del PAM, insieme al direttore esecutivo, la signora Ertharin Cousin, il Papa ha reso omaggio al muro della memoria che ricorda i caduti in missione dell'Agenzia delle Nazioni Unite, ha firmato il libro d'onore e poi ha tenuto il suo discorso in spagnolo nell'Aula Magna. Francesco ha ricordato che grazie alle tecnologie della comunicazione ci avviciniamo a molte situazioni dolorose e questo può mobilitare gesti di compassione e solidarietà. Ma l'eccesso di informazione genera anche la naturalizzazione della miseria. Son tantas las imágenes que nos invaden, que vemos el dolor. Sono così tante le immagini che ci raggiungono che noi vediamo il dolore ma non lo tocchiamo. Sentiamo il pianto ma non lo consoliamo. Vediamo la sete ma non la saziamo. Vemos la sed, pero no la saciamos. In questo modo molte vite diventano parte di una notizia che in poco tempo sarà sostituita da un'altra. Una notizia che in poco tempo sarà cambiata per altra. Così il dolore, la fame e la sete rimangono e hanno il volto di bambini, giovani, anziani, quello delle migrazioni forzate, delle case abbandonate o distrutte. Non possiamo naturalizzare l'hambre di tanti. Non possiamo naturalizzare la fame di tante persone. Non c'è lecito dire che la loro situazione è frutto di un destino cieco di fronte al quale non possiamo fare nulla. E quando la miseria deja di tener rostro, possiamo cadere nella tentazione. Quando la miseria cessa di avere un volto, possiamo cadere nella tentazione di iniziare a parlare e a discutere sulla fame, l'alimentazione, la violenza, lasciando da parte il soggetto concreto, reale, che oggi ancora bussa alle nostre porte. Lasciando di lato al soggetto concreto, reale, che oggi sigue golpeando a nostra porta. Quando mancano i volti e le storie, le vite cominciano a diventare cifre e così, un po' alla volta, corriamo il rischio di burocratizzare il dolore degli altri. E così, paulatinamente, corriamo il rischio di burocratizzare il dolore ajeno. Il flagello della fame in pieno secolo XXI non è qualcosa di naturale, ha sottolineato Papa Bergoglio, ma è dovuto ad una egoista e cattiva distribuzione delle risorse, ad una mercantilizzazione degli alimenti. E chi spreca i frutti della terra li ruba alla mensa dei poveri. Inoltre è urgente deburocratizzare tutto quello che impedisce ai piani umanitari di realizzare i loro obiettivi. Perché mentre le armi circolano con una quasi assoluta libertà in tante parti del mondo, gli aiuti e i piani di sviluppo sono ostacolati da intricate e incomprensibili decisioni politiche. Le popolazioni più deboli non solo soffrono i conflitti bellici. Le popolazioni più deboli non solo soffrono per i conflitti bellici, ma nello stesso tempo vedono ostacolato ogni tipo di aiuto. Desburocratizzare. Perciò urge deburocratizzare tutto quanto impedisce che i piani di aiuti umanitari realizzino i loro obiettivi. In questo voi avete un ruolo fondamentale perché abbiamo bisogno di veri eroi capaci di aprire strade, gettare ponti, snellire procedure che pongano l'accento sul volto di chi soffre. In chiusura il Papa ha chiesto agli Stati membri delle Nazioni Unite di incrementare la volontà di cooperare col Programma Alimentare Mondiale affinché possa non solo rispondere alle urgenze ma realizzare progetti solidi e consistenti. Uscito nel giardino, il Pontefice ha salutato i dipendenti dell'Agenzia e i loro figli e consegnando il discorso scritto ha voluto ringraziare a braccio quelli che fanno il lavoro nascosto, che non si vede ma che rende possibile che tutto vada avanti. Anche voi, come i vostri testimoni che sono caduti in servizio, ha aggiunto, avete coraggio di aiutare dietro le quinte. Grazie a un piccolo lavoro, a un piccolo sacrificio, a un nascosto sacrificio vostro, piccolo o grande, tanti bambini possono mangiare. Tanta fame viene risolta.
Vi ringrazio tanto.